Ciao a tutti, se volete sapere quali possono essere i vantaggi per modificare un compressore centrifugo e se è possibile modificare un compressore centrifugo, seguite questa diretta e saprete diversi segreti e diverse nozioni riguardo al compressore centrifugo. Mentre vi state collegando, per chi non mi conoscesse, sono Edoardo Renzi, titolare della Turbocharger World, ideatore di due metodi unici in Italia che sono Connect e Turbo Performance e sono da più di 20 anni sul campo delle turbine modificate e dei compressori modificati. Molti mi hanno chiesto, o mi stanno chiedendo di modificare il proprio compressore centrifugo e anche quello volumetrico perché si possono modificare entrambi. È possibile farlo? Non è possibile farlo? Le discussioni sono sempre molto borderline, nel senso che è possibile, ma non è possibile. Nel senso, su quello che riguarda i compressori centrifughi, la possibilità di poterla modificare su diversi compressori è possibile, con grandissimi vantaggi, soprattutto con la possibilità di adattare e modificare quello che è il rendimento in base a quello che è la necessità. Nel caso di alcuni nostri clienti che fanno delle gare, abbiamo lavorato la chioccia di aspirazione, la girante, abbiamo adattato una girante con i disegni e soprattutto adattato una girante lavorandolo e modificandole le dimensioni in modo tale da poter raggiungere quello che lui cercava. Stessa cosa del compressore volumetrico. Salvo che nel compressore volumetrico le modifiche sono più limitate. Perché? Perché voi sapete che il compressore volumetrico sono due lobi twistati, ossia due parti rotanti che entrano una dentro l'altra e i giochi sono veramente strettissimi. E di lobby maggiorati non esistono, quindi si può modificare solo ed esclusivamente la portata d'aria all'interno in modo tale da farla lavorare di più rispetto a magari a quello originale nella stessa unità di tempo e con la stessa pressione. Il principio vale per quanto riguarda la quantità di lavoro realizzato, almeno di aria compressa nella stessa unità di tempo con la stessa pressione, vale anche per quello che riguarda il compressore centrifugo. Ma che cosa c'è? Ci sono un vantaggio molto grande su quello che è il compressore centrifugo, ossia il fatto di poter abbassare nettamente quello che è il peso della girante e quindi iniziare a gravare molto meno su quello che è l'alberino e su quelli che sono gli ingranaggi. Ma ricordate molto attentamente che, e state molto attenti su questo fattore, che il compressore non si modifica solo sulla girante, ci sono anche altre lavorazioni e non mi sto riferendo a quello che è la chiocciola di aspirazione o adattare la chioccia di aspirazione alla girante. Ci sono delle lavorazioni particolari anche su quello che è l'ingranaggeria del compressore. Cosa si fa o cosa non si fa, quello è un segreto che mi tengo stretto, però c'è la possibilità di poter abbassare quello che è l'assorbimento da parte del compressore su quello che è l'albero motore. Perché? Perché sapete che tutti i compressori, centrifugo o volumetrico che siano, essendo azionati da una cinghia collegata, PolyV, collegata a quello che è l'albero motore, ovviamente una parte di cavalli viene assorbita proprio dal suo azionamento. E ci sono delle modifiche che servono in maniera molto precisa proprio ad abbassare questo assorbimento e uguale più cavalli. Ma non solo su questo, anche sull'alberino stesso ci sono delle modifiche da realizzare proprio per avere un rendimento superiore. E oltretutto, cosa si fa? Si crea anche un abbassamento di quello che è le temperature di esercizio, migliorando quello che è l'affidabilità. Ecco perché su un post che ho inserito ho messo in forte evidenza il fatto che si possa migliorare l'affidabilità. Perché alcune volte ovviamente i produttori non lo fanno perché si trattengono una parte delle modifiche per eventuali magari racing o altre cose. Quindi si può
migliorare assolutamente i rendimenti di tutti e due i compressori. Ovviamente uno un pochettino è più limitato rispetto a un altro, ma i compressori, che sia Vortec, Procharger, gli ASA, i Rotrex stessi, si possono modificare tutti quanti. Ovviamente bisogna anche cercare di capire, e qua rientra in gioco il fatto della consulenza tecnica, uno, se è possibile farlo, in base a quello che sono le vostre aspettative, e due, quali sono il rapporto tra prezzo, benefici e prestazioni. Quindi questa è normalmente la consulenza che noi diamo, e ricordate che non sempre prendiamo i clienti, perché non abbiamo bisogno di lavorare, questo già l'ho detto, è difficilissimo sentire da tutti quelli che fanno preparazioni o altre cose che loro non hanno bisogno di lavorare. Io non ho bisogno di lavorare perché fortunatamente di lavoro e abbiamo tantissimi clienti, quindi quelli che prendiamo sono solo quelle persone che hanno la possibilità o che ci sia un alto tasso di realizzazione e di soddisfazione da parte vostra se noi creiamo un prodotto ad hoc. Ecco perché nella storia che io ho indicato ho fatto un esempio di una modifica che noi abbiamo fatto su un compressore centrifugo ASA che è montato su una BMW M3. Quindi ci ha contattato questo cliente, ci ha detto, ci ha esposto tutte le sue necessità, abbiamo fatto un confronto e questo cliente l'ho seguito direttamente io perché era una preparazione particolare. Mi ha esposto quelli che erano le sue necessità, le sue aspettative, e dicendomi qual è la base di partenza. Da lì abbiamo valutato cosa fare e c'erano tutti i presupposti per poter arrivare a quello che lui sta cercando. E questo è nato da competizione, che spesso e volentieri vedrete su determinati giornali, ma soprattutto in presenza di determinate gare, e vedremo che cosa riusciremo ad ottenere a breve. Quando lo monteranno e faranno gli adattamenti a livello di elettronica, vedremo qual è la differenza a parità di pressione e a parità di quello che è ovviamente la mappatura adattata, quindi a parità di tutta la preparazione intorno, quindi con solo la modifica del compressore, quali sono le modifiche che sono state ottenute, soprattutto quanto è il delta T di incremento di quello che è le prestazioni. Quindi i compressori volumetrici e centrifughi si possono modificare, come vi ho detto all'inizio, bisogna vedere come devono essere modificati, ma soprattutto ci sono alcuni segreti, e principalmente sono tre segreti, sia per i compressori, sia centrifughi che volumetrici, che permettono di ottenere risultati certi, reali, tangibili, e evitare di prendere e buttare via soldi inutilmente. Perché ormai tanto c'è tanta fuffa in giro, tutti dicono che sanno farlo, però poi realmente e in modo tangibile molte volte capita che si cade in un buco nero. Quindi è importantissimo capire da chi è che ha avuto esperienza, chi ne ha fatti diversi di questi compressori, che può dare una mano o meno. Questo è veramente importante. Marco, adesso ti farò contattare dal mio collaboratore in modo tale da poterti aiutare, ok? Perché Marco ci ha scritto per poterti chiedere alcune informazioni sulla tua macchina e capire se si può o meno fare la preparazione che tu stai cercando. Quindi non tiratevi indietro se avete un compressore centrifugo, per esempio sulle Mustang, per esempio sui Charger, per esempio sulle macchine grandi, si possono lavorare e maggiorare senza dover acquistare uno molto più grande con costi molto più alti o passare alla versione turbo. Non gettateli via perché si possono modificare, soprattutto anche nelle Ford Mustang che vengono utilizzati tantissimo, nelle BMW M3, quindi tutti quelli che sono gli aspirati che permettono con i compressori centrifughi di avere un rendimento lineare, ovviamente prediligendo i medi e alti regimi, ma lineare senza avere botte fuori misura sotto sopra. Compressore volumetrico, già lo sapete, che vi dà tanto sotto e ai medi, però agli alti tende a essere avere delle limitazioni che si possono eliminare o migliorare notevolmente attraverso quelle che sono le modifiche. Vi aspetto alla prossima diretta, vi saluto e buon weekend. Ciao!